Benvenuti a una nuova edizione di Arte Rivista con Gabriele Boni e con Francesca Grazioli. Benvenuti, un saluto a tutti voi. Francesca, prima di cominciare devo leggere una letterina per te. Anzi, non è una letterina, riassumo un po', diciamo. Fondamentalmente Giovanni che ci scrive ci chiede che cosa hai fatto ai tuoi capelli. Giovanni deve sapere che i miei capelli vivono di Non vita. dire nulla, vivono di vita. E ci manda anche un link che vi facciamo vedere a tutti quanti voi. Non ti fatica, bimbo. Niente, che ci ho fatto? Dovevi più selvaggio. Più leonessa. Più selvaggia che leonessa. Ecco a voi Sì. Francesca Grazioli in formato peperone che vi leggerà la No, ma prima. Giovanni, oltre ad essere leonessa, deve sapere anche che sono polentona, quindi magari la prossima volta che Coi sottotitoli. Vabbè, sottotitoli. da Gomota si No, sa. comunque apprezzato, Dai, grazie. inizia tu, inizia tu, inizia tu. Sì, andiamo subito a Venezia, dove sull'isola di San Giorgio Maggiore, dal 17 settembre all'8 gennaio 2017, sarà possibile visitare la mostra Mindful Hands, capolavori miniati della Fondazione Giorgio Cini, composta da oltre 120 miniature. Curatori scientifici del progetto sono Federica Toniolo e Massimo Medica, che hanno curato anche la catalogazione scientifica dell'intera raccolta. La collezione Cini è rappresentativa delle principali scuole italiane di miniatura e raccoglie le creazioni di alcuni dei più importanti miniatori attivi tra il XII e il XVI secolo. Andiamo allora a conoscere meglio il cuore del complesso bibliotecario della Fondazione, che è un eccezionale spazio di raccolta di beni culturali e documentali, concepito secondo i più moderni standard bibliotecari internazionali. Grazie.
Rieccoci, rimaniamo a Venezia dal 26 agosto e fino all'8 di settembre negli spazi della Casa dei Tre Oci sarà possibile vedere gli scatti inediti di Ferdinando Scianna e di René Burri. Sono le rassegne René Burri, Utopia dedicata all'architettura e ai suoi protagonisti, curata da Michel Közle, e Ferdinando Scianna, il ghetto di Venezia 500 anni dopo. Due progetti espositivi autonomi che insieme permettono di ammirare circa 150 fotografie di due indiscussi maestri del Novecento. Entrambi membri della prestigiosa agenzia fotografica Magnum appartengono, pur nella loro diversità, a quella categoria di autori che, attraverso il mezzo fotografico, esprimono le loro personali visioni. E tra gli artisti dell'agenzia Magnum, non solo Burri e Scianna sono in mostra con le loro fotografie. A Vienna, infatti, presso la Kunsthaus Vienna, sarà visitabile la mostra Martin Parr, A Photographic Journey, a cura di Verena Kaspar-Eisert. Fino al 2 novembre si potranno vedere i 13 gruppi di immagini che raccontano tutta l'opera del 64enne fotografo britannico, compresa la serie Cakes and Balls, appositamente realizzata per la mostra viennese. Nei colori accecanti delle immagini di Parr scorrono appunto fotografie dello svago, del turismo di massa, del divertimento, delle vacanze e del cibo, tutto cristallizzato in un incubo grottesco che il fotografo va a ricercare in giro per il mondo, ovunque il consumismo e il kitsch abbia messo radici. E a Cittadella, in provincia di Padova, fino al 6 di novembre sarà possibile visitare gli ambienti personale completa di Alberto Biasi, curata da Guido Bartorelli. L'esposizione è ospitata a Palazzo Pretorio e ripercorre tutte le fasi del percorso artistico del pittore padovano. La mostra testimonia la rinnovata attenzione che storici dell'arte, pubblico e mercato stanno rivolgendo all'opera di uno dei maestri fondatori del gruppo N e in generale al plesso di ricerche variamente indicate come arte optical, cinetica, gestaltica o programmata, che ebbero estrema rilevanza nel corso degli anni 60 del Novecento. Mai prima d'ora la sequenza di tutti gli ambienti di Biasi era stata presentata nella sua interezza in un'unica sede. Una trattazione monografica di questo tipo crea perciò estremo interesse, in quanto gli ambienti manifestano aspetti e valori tuttora al centro della ricerca artistica più avanzata. E fino al 31 dicembre sarà visitabile la mostra a cura di Maria Grazia Branchetti, Fabio Benedettucci e Marco Pupillo, intitolata Minute e Visioni, al Museo Napoleonico di Roma. In mostra circa 100 oggetti, tra quadri, tavoli, tabacchiere, placchette, gioielli e fermacarte, che mostreranno l'evoluzione del mosaico. In occasione della mostra, un artigiano specializzato nella realizzazione di micromosaici mostrerà al pubblico del Museo Napoleonico tutti i segreti di questa antica e raffinata tecnica. Andiamo a vedere le meravigliose sale di questo museo. Passiamo ora alla tecnologia e parliamo del progetto Teletatto, il software pensato dall'Istituto Italiano di Tecnologia che trasforma le immagini in tatto per i non vedenti. Sviluppato con il sostegno della Fondazione Vodafone Italia e del gruppo 24 Ore, Teletatto rientra tra i 18 progetti vincitori del Digital for Social. 200.000 giovani italiani fra gli 0 e i 24 anni non vedenti o ipovedenti gravi potranno provare la sensazione di vedere attraverso un sistema di sostituzione sensoriale che consente di
avere esperienze simili a quelle visive, sostituendo la vista con il tatto. L'utente non vedente potrà comprendere le forme e immagini mediante l'utilizzo di due dispositivi, un mouse tattile e un pad tattile. Il progetto prevede anche un abbattimento dei costi pro capite per la riabilitazione e per lo Stato. E continuiamo a parlare di tecnologia con le nuove emoji di WhatsApp. Infatti non soltanto faccine sorridenti e cuoricini, ma possono servire oggi anche per omaggiare i grandi artisti del panorama contemporaneo. È quello che hanno pensato alla galleria Cantor Fine Art di Los Angeles, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una serie di icone ispirate ai volti e alle opere di alcuni tra i più grandi artisti degli ultimi secoli. Così, mixando e ritoccando alcune delle emoticon che noi tutti utilizziamo, sono nati spassosi ritratti. Vediamo Frida Kahlo con tanto di scimmietta incorporata, Salvador Dalì che può vantare uno dei suoi celebri orologi molli spalmati sulla testa al posto di un cappello, e ancora al cuore di Kate Haring spuntano braccia e gambe, mentre un VC firmato si trasforma nell'opera iconica Fontana di Duchamp. Passiamo alla letteratura. La proposta letteraria di oggi è un romanzo, Un altro da uccidere, di Federico Axat, e sarà disponibile nelle librerie dal 25 di agosto. Si tratta di un libro con una trama davvero avvolgente. Il protagonista è Ted McKay, che ha una vita apparentemente perfetta, ricco, ha una moglie che lo ama, due figli adorabili. Però è un passo dalla morte, perché la mente di Ted McKay è un labirinto. Proprio quando sta per premere il grilletto e farla finita, viene interrotto da un signore che gli cambierà a sua volta la vita, ma non vi anticipo troppo, ma lo porterà in un turbinio di percorsi ciclici che sono veramente avvincenti, anche se a tratti un po' macabri. E dalla proposta letteraria passiamo a quella cinematografica. Infatti è uscito nelle sale italiane il film Le sorelle perfette del regista Jason Moore, una commedia che racconta la storia di due sorelle ormai lontane da tempo che si ritrovano insieme a mettere in ordine la stanza della propria infanzia prima che i genitori vendano la casa di famiglia. Sperando di rivivere passati momenti di gloria, decidono di organizzare un'ultima festa, e allora andiamo a vedere che cosa succede. E come va? Mi sto divertendo un sacco. Non ho bisogno della crema lì sotto. Invece, è proprio lì che serve. Stiamo cercando un giardiniere in grado di risistemare i nostri cespugli. Scommetto che lavorare su cespugli diversi ti aiuterà anche con i tuoi di cespugli. Non me l'aspettavo da te. Scusa, ho corso un po' troppo. No! Mamma e papà hanno venduto la casa in cui siamo cresciute! Dovevano lasciarla a noi! L'unica cosa che dovete fare è liberare la vostra stanza. Oh, cavolo. È davvero un peccato non aver mai fatto l'alba in questa casa. Non pensare di fare una festa. Sei divorziata da 2 anni. Vuoi fare la zitella per tutta la vita? Non tentare di convincermi. Quante cose da fare. Invita quel tipo che vive in fondo alla strada. Ciao! Ehi! Hey. Io sono Maura. E io James. Volevo solo salutarti. Ciao. Mi sembra si vedano un po' le tette, ma credo che possa andare bene. E al contrario. Metterlo mi ha stressato. Le pere continuano a scapparmi fuori. Ma mi piace l'idea che vuole trasmettere con le frange. Oh, ci siamo. Stavo pensando. Perché? Puoi non bere stasera, così posso finalmente fare la pazza. Con gran piacere. Ho saputo che darete una festa, me l'ha detto uno degli invitati. È davvero patetico. Che cintura elegante. Oh, grazie. Già, sembra quella dei lottatori di wrestling. Dobbiamo dire addio alla casa. Ci siamo divertite qui. Sei proprio quel tipo di maschione che mi fa impazzire. La mia Seyford e vai avanti. Questo era il mio carion da bambina. È bellissima la melodia. E stavamo dicendo? Ecco.
ricordiamo adesso la scomparsa di una grande donna, Marta Marzotto, icona dello stile italiano, nata a Reggio Emilia nel 1931, in un'umile famiglia, ma arrivata poi nell'alta società grazie al matrimonio proprio con il conte Marzotto. Donna carismatica, fece scandalo diventando l'amante pubblica di Renato Guttuso. Per più di 20 anni fu Marta la musa, l'ispiratrice, l'archetipo, cuore e testa del pittore siciliano. Non ha mai smesso di essere anticonformista, vulcanica ed energica. Con lei se ne va in modo irripetibile di cavalcare la vita. È un mondo capace di tenere insieme cultura, lusso ed emozioni, e di cui sentiremo veramente la mancanza. E parliamo ora di un'altra donna, giovane ma già di talento. Dalla famosa Wanted Man di Johnny Cash prende il titolo la mostra infatti di Bianca Lodola, l'artista protagonista del progetto culturale curato da Mondadori, Start, l'artista del mese, al Megastore Mondadori in Piazza Duomo a Milano, che è inaugurato il 3 agosto per rimanere aperta fino all'11 settembre. Una prima assoluta per Bianca Lodola, giovane artista figlia d'arte, che a soli 21 anni esprime la sua forte personalità attraverso opere di grandissimo impatto. La sua passione sfrenata per il rock degli anni 70 diventa un tributo ai miti indiscussi della musica, Bob Dylan, Mick Jagger, Johnny Cash e altri cattivi ragazzi che hanno lasciato il segno nella storia, nella musica e nella vita. La mostra è inoltre accompagnata da un testo di Luca Beatrice. E devo dire che si vede che è figlia di cotanto padre Marco Lodola, si intravede proprio dalle opere. Chiudiamo con l'ultima notizia, di qualche giorno fa, la notizia giunta dai carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza, che vedrebbe una misteriosa pista esoterica nelle indagini sul furto di uno dei quadri più ricercati al mondo, il ritratto di Signora di Gustav Klimt, rubato nel 1997. Il quadro sarebbe finito nelle mani di una setta satanica di Piacenza che lo avrebbe utilizzato per un rito propiziatorio in un cimitero chiuso all'interno della bara. Ad attirare l'attenzione della setta sarebbe stata la scoperta che si trattava di un quadro doppio, ovvero che l'artista viennese aveva nascosto un altro dipinto, ritratto di ragazza, e dipingendovi sopra, sulla stessa medesima tela, il ritratto di Signora. Vi proponiamo allora la biografia di Gustav Klimt, proposta dai nostri amici di Arte Esplorando. Gustav Klimt è considerato uno dei più importanti pittori austriaci ed uno degli artisti più rappresentativi dell'Art Nouveau, conosciuta in Italia come stile Liberty. Il passaggio di Klimt all'Art Nouveau avviene con la cosiddetta secessione viennese, per mezzo della quale un gruppo di giovani e talentuosi artisti austriaci decidono di ribellarsi ai rigidi canoni imposti dall'Accademia di Belle Arti di Vienna. Eleganza decorativa, linee dolci e sinuose, soggetti ispirati alla natura o a mondi lontani mitologici, vagamente onirici, sono questi i capisaldi dell'Art Nouveau. Anche le opere di Klimt si caratterizzano per il tratto morbido e le curve armoniche dei suoi soggetti, in cui si combinano astrazione, eleganza e decorazione. Klimt ha una predilezione per le figure femminili che spesso riprendono il tema della femme fatale. Le sue opere all'epoca destano scalpore per il realismo dei nudi considerato eccessivo. Oltre che come soggetto artistico, pare che Klimt amasse le donne anche fuori dalla tela. È infatti il padre riconosciuto di almeno 14 figli, nati da numerosi flirt con donne di ogni classe sociale. Che Klimt amasse anche i gatti. La sua opera più nota è sicuramente Il bacio, esposto per la prima volta nel 1908 e oggi custodito nella Galleria del Belvedere di Vienna. L'opera si colloca nel periodo aureo della sua produzione, in cui Klimt fa largo uso della tonalità dorata.
pare che l'ispirazione derivi da un viaggio in Italia durante il quale l'artista ha avuto la possibilità di ammirare gli splendidi mosaici bizantini. Il regista Raoul Ruiz ha diretto un film sulla vita del pittore viennese. Si chiama Klimt ed è stato girato nel 2006. Rieccoci, giusto il tempo per salutarvi. Saluto Francesca Grazioli. Grazie Gabriele, grazie a tutti voi. Ci vediamo alla prossima edizione del Telegiornale. Alla prossima.